Ricevo una telefonata di un giornalista del Corriere della Sera che mi dice: lei è Rizzitano Giovanni, 64 anni, sì. Lei è stato operato al polmone alla Santa Rita, sì. Beh, lei è nell'elenco degli 80 che non doveva essere operato. Nella vescica c'erano dei polipi. Il che mi hanno consigliato che bisognava tirarli via. Vento il 26 di settembre al reparto urologia è passato questo dottor Tresicci che mi ha chiesto il consenso se poteva prelevare un pezzo per una biopsia, così l'ha definita, un pezzo della tiroide. Però quando mi sono svegliato che mi hanno portato in reparto, mi sono visto imbracato qui con tubi di drenaggio che mi escono. E che cosa hanno fatto? Guarda che sei stato operato ai polmoni. E che ai polmoni? Passa il dottor Brega. E io gli domando al dottor Brega cosa è successo. Hanno visto nelle lastre macchie al polmone e ha ritenuto di operare. Abbiamo la necessità di comprendere meglio il modello lombardo dal punto di vista del meccanismo del pagamento delle prestazioni che, come tutti sappiamo, viene chiamato DRG. Sono prestazioni che hanno delle tariffe ed è evidente che se alcune prestazioni vengono meglio pagate, nel momento in cui un medico ha un interesse economico nel far arricchire la propria struttura, la propria azienda e poi in subordine anche se stesso, è ovvio che tende a portare avanti in quella struttura, soprattutto nella struttura privata, quel tipo di interventi che sono più remunerativi. Le strutture pubbliche sono diminuite, da 302 sono diventate 280, quindi con meno 22 strutture sul territorio lombardo, mentre le private hanno visto una crescita di 217 strutture sanitarie, passando da 345 a 652. L'aspetto mi è venuto quando? Quando ho fatto questa RX al collo, per tornare da Brega e mostrargliela, visto che mi ha detto che c'era il problema del gozzo tiroidale, eccetera, eccetera. Torno lì, non c'era più il dottor Brega, perché l'avevano... era andato via, a me non mi hanno detto che l'avevano sospeso. Mi metto in contatto perché aveva il numero del cellulare e mi dice che bisognava fare una tireoidectomia. Io gli domando cosa vuol dire e lui risponde: purtroppo è l'esportazione della tiroide. La prima volta che ho consultato l'endocrinologo, sempre della Santa Rita, lui rimane dubbioso e mi dice di fare un'ecografia. Sì, si propone una tireoidectomia totale. Torno dal medico di base, consulto un altro endocrinologo. Mi faccia una scintigrafia. Dice: no, non c'è questa bramosia di procedere. La sua trachea è messa così, va bene, lei non sente niente e mi rimanda da febbraio a fine giugno. Di fatto a fine giugno ci torno. Poteva evitare anche l'intervento al polmone. Siamo con la magistratura, le cose devono venire fuori, però infangare tutto il resto dei lavoratori che sono onesti, questo mi è sembrato una cosa ingiusta. I lavoratori sono circa 900, dei quali 550 come dipendenti a tempo indeterminato, poi ci sono delle cooperative, poi ci sono dei liberi professionisti. Dobbiamo dimostrare che non tutti gli operatori della sanità sono operatori che svolgono male il proprio lavoro e verificare all'interno del Santa Rita ma anche negli altri ospedali inquisiti e come difendere questi operatori che rischiano in modo particolare gli infermieri, gli operatori sociosanitari di perdere il posto di lavoro.